Beh, la Lega deve ripartire dal successo avuto alle elezioni europee. È evidente che la battaglia identitaria premia, anche perché a livello nazionale non c'è nessuno che rappresenti queste istanze e questi sentimenti, e quindi bisogna partire dalla battaglia dura contro questa Europa mondialista e della globalizzazione, a favore invece di un'Europa delle identità e delle tradizioni. Grande compattezza e le idee chiare, in un momento in cui la politica non dà risposta, in un momento in cui Renzi, anche se fa il 42%, credo che abbia poche frecce nel proprio arco, e noi dobbiamo interpretare questo malessere comune. E questo congresso non fa altro che confermare che i valori della Lega e la volontà della stessa di andare avanti è partecipata e condivisa dalla base e secondo me anche da chi non è della Lega. Quindi questi nostri obiettivi veramente non sono solo leghisti o puramente leghisti, ma veramente possono essere interpretati e accettati da tutti. Noi abbiamo tanti uomini che possono portare il proprio risultato, vediamo il segretario Matteo Salvini, Flavio Tosi, vediamo Luca Zaia, dunque tante persone che possono contare e cambiare questo Stato, cambiarlo come lo vogliamo noi. Non è sbagliata la nostra linea di condannare ad esempio fenomeni come il commercio abusivo, ma dobbiamo chiederci perché la gente va a portare l'acqua agli immigrati che scappano dai vigili e condanna i vigili e cerca di depistarli mentre li corrono dietro. Bisogna combattere per far tornare il popolo a comandare e fare in modo che tutti i nostri diritti ci siano, e dobbiamo combattere contro coloro che invece preferiscono i clandestini, preferiscono mettere le aziende all'estero, preferiscono aumentare le tasse invece che diminuire gli sprechi. Beh, l'abbiamo visto dalla partecipazione, dai militanti, dalle idee dei militanti, dall'entusiasmo che mettono i militanti, dall'entusiasmo di chi gratuitamente presta il suo servizio quotidianamente, sotto i gazebi, sotto il sole, sotto le intemperie e soprattutto con una grande fede. Questo è quello spirito che ci deve contraddistinguere. Da nord a sud la Lega comincia a portare a casa delle sacche di elettorato e anche elettorato nuovo, gente che magari non aveva mai votato Lega fin prima. Andando contro questo governo centralista, centratore, che lo vediamo anche in questo momento nelle aule del Senato, la riforma del Rio ha tolto completamente la rappresentanza alle province e sta tentando di fare lo stesso con quelle che sono le rappresentanze da parte dei cittadini, con la mancanza di diritto di voto anche per il Senato. Rilanciando il movimento con un congresso come questo a Padova, possiamo assolutamente sperare che dopo l'estate ci sia una Lega sempre più forte e protagonista del centrodestra. Idee chiare in materia di fisco, di economia, di lavoro soprattutto, problema oggi l'emergenza, l'occupazione, di riforme strutturali che cambino e diano davvero respiro al paese. La nostra gente è stanca delle promesse di Renzi, la nostra gente ha bisogno di un partito come il nostro che è disposto a lottare per difendere gli interessi dei cittadini dovunque, da Roma a Bruxelles.